Ragazzi, in questo video vi voglio mostrare come realizzare i cestini alle fragole. Voglio dividere questo video in due parti perché altrimenti rischio di impazzire pure io, perché in realtà in fondo i cestini, cioè per la preparazione in questi cestini, appunto, ci si divide appunto in due parti. Cioè la prima parte che è quella dove bisogna preparare la pasta frolla e la seconda parte che è quella dove si vanno a realizzare i cestini. Adesso vi mostro come realizzare la pasta frolla. Allora, per una dose di 22 cestini circa ci vogliono 250 g di farina, 150 grammi di burro, 200 grammi di zucchero a velo e 5 tuorli. La prima cosa che dobbiamo andare a fare per preparare questi cestini è mischiare lo zucchero a velo con la farina. Allora, io ho l'impastatrice automatica, quindi metto tutto qui e questo si impasta da solo, però per chi non ce l'ha sarà tutto a mano, magari richiede più tempo, però viene uguale. Adesso faccio vedere, questo è lo zucchero a velo e questa è la farina. Sta impastando da solo. Adesso andiamo ad aggiungere giusto un pizzichino di sale e subito dopo il burro, però il burro, questo burro dovrà essere ammorbidito prima con le mani, faccio vedere come, un po' come lavorare l'argilla. Una volta che avete più o meno mischiato tutto, andiamo ad aggiungere per ultimo i 5 tuorli. Una volta finito di mescolare, il risultato finale sarà più o meno questo, questa pallina qua che vedete, non si vede più da vicino. E adesso cosa ci dobbiamo fare con questa pallina? Per prima cosa ci serve la pellicola trasparente. No, vi faccio vedere il procedimento, la rimetto un momento qua perché faccio un secondo. Allora, la dobbiamo avvolgere qua, così, in questo modo. Questo l'andiamo a posizionare nel nostro frigorifero per almeno un'ora, però a me personalmente piace, vabbè che io sono strana, tenerla addirittura per una notte, più che altro per alleggerirmi il lavoro. Vabbè, voi potete fare anche per solo un'ora. Trascorso questo tempo, cacciate la vostra pallina di pasta frolla.
dal frigorifero. Adesso vi do una piccola dritta. Allora, ad esempio, come sapete, a me piace per alleggerirmi il lavoro giorno dopo, perché i cestini sono molto lavorati, mi piace, diciamo, metterla dalla sera prima in frigorifero. Però in tal caso la pallina è troppo dura. Allora io di solito che faccio? Prima che faccio, diciamo, che inizio a fare i cestini, la caccio prima dal frigorifero e la faccio un po' sciogliere. In fondo è tutto burro, quindi si scioglie. Adesso vi faccio vedere come preparo, diciamo, ne faccio uno giusto per farvi, diciamo, vedere. Allora, così. Prendete un po' di farina e la mettete sul vostro piano. Questo servirà per non far appiccicare la pasta. Prendete un po' di impasto, lo modellate in questo modo e con questo attrezzo qui andiamo a stendere la pasta. Succede come nel mio caso, la farina andrà messa pure, questo è molto meglio, ecco, sì che si stende bene. Mi raccomando, non fatela troppo sottile, perché altrimenti poi con la cottura si spezza tutto. Io di solito mi aiuto con un bicchiere, però voi potete prendere anche qualcos'altro, basta che sia un cilindro, e andiamo appunto a ricavare un cerchio. Questo dobbiamo creare il vero e proprio cestino. Allora, io li metto, questi sono cestini che potete trovare in qualunque supermercato. Di solito io faccio così, prendo un cestino e metto la pasta all'interno in questo modo, non so se lo vedete, così. Poi chiaramente, come potete vedere, qua fuoriesce tutto, quindi che facciamo? Con le forbici da cucina andiamo a tagliare la parte che fuoriesce. Per evitare che il cestino venga un po' troppo, diciamo, come si dice, storto, diciamo, io non so come definirlo, io di solito ci metto un altro piccolo cestino di carta. Una volta che abbiamo i nostri cestini, li andiamo a bucare con una forchetta, per evitare che poi durante la cottura si gonfiano troppo. E una volta fatto questo, li andiamo a mettere nel forno. Io di solito li metto al forno ventilato a 160 gradi per circa una quindicina di minuti, o comunque finché non vi rendete conto voi che sono cotti. Non so se lo vedete. Una volta che i cestini sono cotti, andiamo praticamente, dopo chiaramente che avete fatto raffreddare, a togliere il cestino che sta sotto. Quindi potete vedere, così ci potete ricavare degli altri cestini. E adesso andiamo a decorare. Per decorare ci vuole la crema pasticcera, gelatina e chiaramente le fragole. Per decorare basta mettere semplicemente prima la crema pasticcera dentro il cestino, poi le fragole e infine
la gelatina. Questo è il risultato finale, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Ciao ragazzi!